vieni via! No! È tutto quello che ho! Ecco qua. Ci si vede in cima. Ah, cioè, l'ha riattaccata. Grazie dell'aiuto, Nak! Prego. Ma come l'ha attaccata? Cioè, lo sputo, come hai fatto? Ma quanti carri armati avevate, scusate? Giusto per, ma quanti? Addirittura? Andiamo. L'altro carro armato è esploso. Scusate, torno a prendere un attimo queste qua che... Ah! E mi facevate lo scherzone. Ah, pensavo che mi sparasse. Eccolo lì. Puoi prendere questo carro armato e darglielo in faccia? Scusate, me lo porto. Sapete com'è. Oddio, chi è quel gigante? E non fate niente. Robottoni! I carri non li ho costruiti io, ma questa è tutta opera mia. È questo quello che sai fare? Spero sia più robusto di quanto sembri, altrimenti sarà un gioco batterti. A me sembra veramente una roba gigantesca. Ah. Preparati alla sconfitta. Qualcosa non mi rassicura. E vabbè. Tre colpi? Tutto qui veramente? Ah. Però io ho questo. Ti sbagli. No, spaccalo, spaccalo. Sono qui fermo. Immaginavo, terzo round. Aia, Donkey Kong è diventato adesso. Non sai fare di me. Io? Quelle robe? Preparati a correre. Ah. Così semplice. Vuoi il potere? Te lo faccio vedere io. Bastardo. No, non ci credo. Devo rifar tutto, vero? Preparati. Assolutamente sì. Ma non ci credo!
Ok, speriamo che sia l'ultima ranch. Ho tre poteri che dovrei utilizzare in realtà. Te lo faccio vedere. Se mi avvicino con questo, tecnicamente sono invincibile e poi uso questo. Dimmi che era l'ultimo. Sì, grande. Devo usare due volte il potere, ma... Perché? Così va meglio. E la pace è ristabilita. Ora occupiamoci di questioni più importanti. Pace? Quale pace? Ci avete cacciati dalle nostre città e spinti nel deserto. Volevate farci restare lì per sempre. I soliti goblin, sempre a rivangare il passato. E poi non parliamo di chi ha attaccato per primo. Allora, da dove provengono le vostre armi? Gundar le ha fabbricate. E dove lo troviamo, questo Gundar? Non lo dico. Lui fa paura. Ma Gundar è terrificante. Ryder, che ne pensi? Se conosco i goblin, e li conosco, non amano trovarsi in uno spazio ristretto. Diamogli un po' di tempo e lui ci dirà tutto quello che vogliamo sapere. Cosa? Victor! Vieni pure a trovarmi a casa, dottore. Addio per ora. E dovevi prendere il ragazzino per dirmelo? Sei veramente stronzo? Io resto con il capo in attesa che parli. Tu vai, salva mio nipote. O meglio, Nak, vai, che stanno qui. Ammazza. In mezzo a una città così, questo qui è il tuo... Benvenuto, dottore. È un piacere averla qui. Prego, accomodatevi. Victor vi sta aspettando. È incredibile che questo qui abbia distrutto 20 dei nostri robot. Credimi, Katrina, è alquanto pericoloso. Victor, perché hai rapito il mio assistente? Dottore, smettila di fare il drammatico. Ha solo fatto un giro sulla mia aeronave. Volevo la tua attenzione e nel bosco non l'avrei ottenuta di certo. È la nostra missione! Ah! Noi dobbiamo aiutare quella povera gente e scoprire da dove arrivano i goblin per impedire che ci attacchino un'altra volta. Mi sono offerto volontario. Ho fatto la mia parte. Se ci tieni tanto, perché non vai a dare la caccia agli altri goblin e non li fai fuori? Il fatto è che ho trovato una cosa molto più interessante. Guardate. Sì, è vero. È un solo reperto di più di una tonnellata. E la madonna. Solo pensava esistesse, invece eccolo, di fronte a voi. Questo da dove viene? Questo? Ne ho a decine come questo. Cosa? Noi siamo a un passo da un nuovo stadio dell'evoluzione umana. La potenza di questi reperti giganti sarà il motore del nuovo corso. Ma per compiere quel passo, mi serve Nak. Nak? Che c'entra lui con tutto questo? Nak è la chiave. Quindi la tua creatura mi serve. E voglio anche che lui collabori. Deve finirla di trasformarsi e di spaccare tutto quello che trova. Che sta facendo? E la madonna! Scappiamo! Così? Pensaci tu, Nak. Noi ti seguiamo. Che bello. Beh, direi che per questo episodio finiamo qua. Ma sì, dai.